Sempre peggio, la squadra non sa attaccare né difendere. Svuotata, senza carica agonistica, sembra essere tornati alla gestione precedente. L'ennesima conferma, dietro a 4 una fatica immane. Breda si è snaturato e ha sbagliato, si è sconfessato, anche perché per caratteristiche la difesa a 4, ripetiamo, non funziona. Scelte eccessivamente conservative. Trequartisti subito bassi, in rosa due centrocampisti di sostanza, De Sena e Rigoni, ma Breda preferisce Ome Onga alla regia di Valdifiori, incomprensibile. A cominciare dalla disposizione, non è sembrata affatto una squadra logica. Giocare a tre non significa essere rinunciatari. Soprattutto il modulo che si attaglia di più e meglio alle caratteristiche dei centrali di difesa e degli esterni bassi, più a loro agio se utilizzati da quinti. C'entra poco aver giocato solo con una punta. Nella ripresa Breda ha optato per l'impiego di due attaccanti con Macin alle spalle. Le cose non sono affatto migliorate, anzi, un vero e proprio suicidio tattico. Nessuno dei tre, Macin, Setter, Odgaard, ha dato un contributo in fase di non possesso. Squadra larga e lunga. I biancazzurri si sono consegnati agli avversari. Il dominio della regina è stato quasi irridente. Nel primo tempo invece squadra subito bassa. Può essere anche una strategia, a patto però che si riparta. Nulla di tutto ciò. Giro palla lentissimo, grande fatica a costruire. Odgaard abbandonato al suo triste destino. Si tratta della quarta sconfitta di fila. In casa il Pescara non segna dal match interno col Brescia dello scorso 22 dicembre, pari di bocchetti. Sono trascorsi oltre 300 minuti. Il tecnico trevigiano, dato di fatto, aveva ereditato solo macerie, riuscendo a rianimare il Delfino, 12 punti in 8 gare, triplicando con una partita in meno il misero bottino di punti, 4, racimolato dal suo predecessore. Male invece nelle ultime 4 partite. Breda resterà almeno sino a Empoli, turno infrasettimanale, vero e proprio testa-coda. I toscani guidano la classifica, hanno pareggiato a Monza e sono in serie utile da 15 partite. Una sola sconfitta a Venezia oltre 3 mesi fa, lo scorso 31 ottobre. Momento complicatissimo. Per questo servono prima gli uomini, poi i calciatori.